Andiamo, ammettilo. Ci siamo persi, no? Non ci siamo persi. Io ho sviluppatissimo il senso dell'orientamento. Sai una cosa, Danny? Persino i piccioni viaggiatori si fermano a chiedermi la strada. E allora dove siamo? Insomma, dove siamo? Siamo in Scozia. Non sono sicuro neanche di questo. Joe! Danny? Forse con una cagna di passaggio. Hai idea da che parte sia il nord? No. Joe, dove sei? Vieni. Forse ha trovato qualcosa. Penato prima di morire, senti qua. Posso muovere solo il braccio, dolore terribile, sto morendo. Chiunque mi trovi è pregato di bruciare la formula. Il mondo non è pronto. Tutto qui. Sarà questa la formula? E credi che sia lui? Sì, è proprio lui. Nome Brian Wilkes. Ecco la data sul visto. È qui da 12 anni. Adesso avrà 21 anni, non si sa dove si trovi. Lui era un brillante scienziato, ha avuto notevoli successi nel campo delle materie sintetiche. Nessuno sa perché Wilkes è scomparso? Ipotesi, voci. Stava lavorando a una sua invenzione. Nessuno sa quale fosse. I suoi amici dicono che era preoccupato, depresso, temeva persino per la sua vita. Lei ha davvero la gotta? Certo che ce l'ho. Ma non è uno scherzo? Oh, tutt'altro. A solo toccarla un tormento. Vuol dire che se io la toccassi appena... Ah! Però poteva almeno rispondermi, no? Ha risposto. Ci parli ancora di Wilkes? Sì, non la toccherò più, giudice. Ci parli di Wilkes? Una settimana prima di quell'ultimo volo è stato visto in compagnia di un noto agente di un paese dell'est. Si pensava avesse tradito. Un paese dell'est, eh? E ha tradito... Lei ne è convinto, giudice? Beh, io cerco di essere obiettivo. Bene, giudice, questo per la storia. E ora vuole spiegarci perché ci ha chiesto di non parlare del suo ultimo messaggio? Ecco, questa penso che sia la misteriosa formula. Beh, ritengo che certe persone, avendo letto il giornale, potrebbero interessarsi alla faccenda. Ci usa come esca, Brett. Daniele nella fossa dei leoni. Sarebbe interessante avere un indizio su chi ha ucciso Brian Wilkes. È precipitato. Oh, no. C'era un ordigno esplosivo sull'aereo.
Questa è bella. Una gomma a terra, eh? Grazie, da solo non l'avrei mai indovinato. Anche da questa parte. Incredibile. Ah, sì, signore. È una fortuna che lei sia qui. È così che si procura il lavoro? Sistema ottimo, vero? Ottimo sistema. Entrate e niente scherzi. Vi aveva avvertito. Beh, sa come sono impulsivi gli americani. Se ci rapite per avere un riscatto, devo dirvi che non conosciamo nessuno disposto a pagare un soldo per liberarci. E se non è per questo, perché ci rapite? No comment. Come ti senti? No comment. Tutto bene, capo. Prenda dei provvedimenti per queste auto in doppia fila. Non si riesce ad attraversare la strada in pace. Oh, mi scusi. Mi scusi, un po' più là. Ehi, ma che sta facendo? Buona. Aiuto! Buona. Aiuto! È un'emergenza, una vera emergenza. Fermi la Pianti, macchina. Mi lasci guidare. Ma insomma, chi è lei? Un dirottatore. Ma che cosa sta dicendo? In quel taxi c'è un mio amico, l'hanno rapito. Che me ne importa, si fermi, mi licenzieranno. Cara, mi serviva un missile. Oh! Che ci fai con questo affare? Mi pagano per marciare a 5 miglia all'ora, distribuendo 5 sterline a quelli che hanno alla finestra l'etichetta Regina dello Spazio. Se ne vedo una, mi fermo. Per favore, scenda dal mio razzo. Non è che tu mi possa dare un passaggio a casa? No, di certo. Me l'immaginavo e ti capisco. A proposito, cos'è questa regina dello spazio? Un deodorante. Lo provi. Ne ha proprio bisogno. Scusi, le dispiace se mi tiro su. Questa non è una gita turistica. Rimanga dove sta. Stiamo avvicinando. Si mette la sciarpa sopra gli occhi. Mettila. Agli ordini.
Stiamo arrivando. Vogliamo i documenti. Dove sono? Ah, non so di che state parlando. Brett è arrivato al relitto un po' prima di me. Se c'erano dei documenti o qualcosa d'altro, li avrà presi lui. Io non so nulla. Perché non parlate con lui? Volevamo, ma si è dimostrato più sfuggente di lei. Vabbè, allora chiamatelo al telefono. Sarà bene comunicargli i progetti che abbiamo per lei. Il numero è 9... Lo so. Ecco. Brett Sinclair. Eccellenza. Danny. Pensavi che fossi Lawrence d'Arabia? Dove sei? Ascolti bene, Lord Sinclair. Sto ascoltando. Dunque? Consegnerà quei documenti nel luogo da noi indicato entro mezz'ora, o il suo amico sarà ucciso. Uccidetelo pure. Non credo che parli seriamente, Lord Sinclair. E perché no? Se lo uccidete, cosa ci guadagnate? Un cadavere, un omicidio e niente documenti. Ora siete disposti ad ascoltare la mia proposta? La ascolto. Voglio che il mio amico sia liberato e consegnato al Mandate Club. Adesso vado al commissariato di Chelsea. Se Danny non mi telefonerà lì entro 20 minuti, dovrò supporre che sia morto. In tal caso consegnerò i documenti alla polizia. Avete sentito bene? Ho sentito benissimo. Bene. Ah... Se doveste ucciderlo, richiamatemi, prego. Vorrei mandargli dei fiori. Ecco qui, signore. Grazie. Ah, grazie tante, sei un amico. Perché fai quella faccia? Ti ho tirato fuori, no? Vuoi farmi venire un attacco di cuore? Impossibile, Danny. Tu il cuore non ce l'hai. Avresti fatto una bella figura da stupido se mi avessero ammazzato. Scemo che sei. Non direi, Danny. Ci vuole altro per farmi fare la figura dello stupido. Oibo, chi è che manda telegrammi? Aprilo e così lo saprai. Ah, già, è un'idea. Non è mica il mio compleanno. No. Senti un po', siamo al dunque. Lord Sinclair e il signor Wilde devono recarsi al più presto all'ufficio di Sir Hugo Chalmers, palazzo della società petrolifera anglo-araba, per comunicazioni che li riguardano. Ah, e che cosa significa? Significa che il tuo amico, dalla voce sua dente, è disposto ad agire in modo più civile. Nota il termine araba. Ah, Lord Sinclair. Sir Hugo. Signor Wilde. Sir Hugo, lieto di conoscerle. Gentile da parte vostra essere venuti subito. Ma noi siamo persone gentili, gentilissime. Quando gli altri sono gentili con noi. Prego, sedete. Molte grazie. Non conosciamo gli altri noi, vero? Ah, vogliate scusarmi. Questo è il signor Fozzi. È il presidente della nostra società medio orientale. Signor Fozzi. Il signor Fozzi è interamente d'accordo con la proposta che sto per farvi. Spero lo saremo tutti. Non dubito affatto che sarà così. Vi offriamo di diventare amministratori dell'anglo-araba con uno stipendio di 50.000 sterline l'anno per ciascuno. Sarebbero $120.000, signor Wilde. Conosco benissimo il cambio. Continueremo a versarvi questa somma per un minimo di 20 anni. Continuiate o meno a far parte del consiglio.
Come vede, è una garanzia di 2 milioni e 400 mila dollari, signor Wilde. Ah, bene, bene. Comincio a pensare che il petrolio sia un ottimo affare, Danny. Senz'altro, Lord Sinclair. Dobbiamo proteggere i nostri azionisti e i dipendenti. Bene. Cosa ne dite? Danny ne sa più di me in fatto di petrolio. Io so solo che il prezzo della benzina aumenta ogni settimana. Inutili dettagli, Lord Sinclair. E allora ci dica cosa potremmo fare per lei. Avete mantenuto il silenzio a proposito di una certa faccenda. Questo può significare una sola cosa. E mi sembra che 5 milioni di dollari fra tutti e due siano un prezzo ragionevole per la vostra collaborazione. Non ha risposto. Che cosa vuole che facciamo? Siete in un gioco pericoloso, Sinclair. C'è gente che neppure tratterebbe. Fossi in voi, mi terrei il denaro e me lo godrei. Ci sta minacciando? Vi sto offrendo una fortuna, non vi sto minacciando. Vi darò 24 ore di tempo per decidere. Non dovete fare altro che tornare qui con la formula di Wilkes. Sir Hugo, cos'è di preciso la formula di Wilkes? Voi non lo sapete? Ah, io non lo so, forse lui... Non sto dicendo, no, ma d'altra parte non dico neanche di saperlo. Giusto. Le sto chiedendo di dircelo. È un carburante sintetico ad alto rendimento che si può fabbricare a basso costo. Allora? Beh, non diciamo di sì e non diciamo di no. Avete 24 ore per raddoppiare l'offerta. Vieni con me, Milord. Le daremo una risposta, Sir Hugo. La loro reazione è quella che avevo previsto. Ve l'avevo detto, ci vogliono 10 milioni di dollari. Bazzecole. Lord Sinclair? Sì? Sono Carla Wilkes. Uipo, prego, si accomodi. Grazie. Io... l'aspettavo, signorina Wilkes. Oh. Posso offrirle da bere? No, grazie, non bevo. Allora si metta pure comoda. Grazie. Questa faccenda deve essere stata uno shock per lei. Beh, in un certo senso sì, ma anche un sollievo. Non ho mai creduto mio padre un traditore. Non era da lui. Mi scusi se glielo chiedo, ma stanno succedendo cose molto strane. Ha una prova della sua identità? No, perché dovrei? La patente di guida. Mi dispiace, non guido. Mi scusi. Non si preoccupi. Se lei fosse un'imbrogliona, sarebbe arrivata qui carica di documenti. Ma perché qualcuno dovrebbe farsi passare per me? Non sapeva che suo padre aveva con sé dei documenti molto importanti? No. Avevo solo 9 anni quando è morto. Già. Devo andare a cena con un tale, l'uomo che era con me quando ho trovato l'aereo. Vuole venire con noi? Sì, grazie. Mi scusi, non conosce per caso il signor Danny Wilde? Sì, lo troverà laggiù, da quella parte. Grazie. Mi scusi, lei è il signor Danny Wilde? No. Sono io, Danny Wilde. Benvenuta. Si segga, prego. Voglio scusarmi. All'albergo mi hanno detto che lei era qui. Ah, davvero? Ah, devo ricordarmi di dare una mancia al portiere. Oh, posso esserle utile? Mi chiamo Carla Wilkes. Carla Wilkes? La stavo aspettando. Scotch? Grazie. E qualcosa da bere? No, grazie, non bevo. Va pure, Eddie. Questa faccenda deve essere stata uno shock per lei, immagino. Sì, infatti. Sapevo che papà non era un traditore. Non si offenda, ma abbiamo trovato delle fotografie fra le carte di suo padre e c'era una sua foto. Sì? Sì, lei era piccola e bruna, adesso invece è alta e bionda. Devo farle una confessione. Ah, sì? Sono bruna. Davvero? Glielo posso provare. Qui? No, dal parrucchiere. Le credo sulla parola. Ah, qualcuno rimarrà sorpreso nel vederla. L'uomo che ha trovato l'aereo con me. E ciao, Danny, ho una sorpresa per te. Ti presento Carla Wilkes. Cosa hai detto? Ho detto ti presento Carla Wilkes. L'ho detto io. Infatti mi sembrava di averlo sentito. Ah, il mondo è piccolo, eh? Ma due di troppo. Una di troppo. La vera Carla Wilkes vuole accomodarsi, per favore. Ah, sì, buona idea. Ecco. Permette? Bene.
Non so chi sia questa truffatrice. Secondo lei, Carla Wills. Non crederà mica di potersela cavare così, vero? Beh, ci sta provando, almeno così pare. Danny. E cosa c'è, Carla? Dovremmo aprire un concorso al titolo di Carla Wills. Ah, giusto, sono d'accordo. Non so se questo sia uno scherzo, ma la prossima volta mi vedrete col mio avvocato. Per Malosetta, brava. Sai, Danny, la miglior difesa è sempre l'attacco. E adesso? Un momento, vorrei parlare con quella. Scommettiamo quale delle due sta fingendo. Non saprei chi scegliere. Tu credi? Credo che non abbiamo ancora incontrato la vera Carla Wills. Vuoi dire che ne arriveranno altre? Lord Sinclair, signor Wilde? Esattamente. Mi hanno detto che potevo trovarvi qui. Voi non mi conoscete. Speriamo che non sia Carla Wilkes. Andreas Theopoulos. Ero il socio di Brian Wilkes. Apritelo. Apritelo, Lord Sinclair. Non c'è proprio niente di segreto. È la copia di un regolare contratto firmato da Brian Wilkes e da me per conto di un consorzio che doveva produrre e distribuire il carburante su scala mondiale. Firmato poco prima della sua morte. Ma sempre valido. I fatti dimostrano che non aveva intenzione di rispettarlo, stava per lasciare il paese. Era uno sciocco. Lei offre sempre somme di questo genere agli sciocchi. Mi riferivo al suo stato mentale negli ultimi giorni. Cosa aveva di strano? Parlava di due attentati alla sua vita, forse era vero. Non si fidava della nostra protezione, si è spaventato ed è fuggito. È fuggito verso la morte. Non sarebbe accaduto se fosse rimasto. Lo avremmo sorvegliato notte e giorno. Sapete chi sono? Oh, sì. Chi non lo sa? Allora saprete che sono un uomo molto ricco. Venite da me domani. Dimenticate l'offerta di Hugo Chalmers. Sono briciole in confronto a quel che otterrete da me. Solo una domanda. Che diritto abbiamo di guadagnare qualcosa da ciò che non ci appartiene? Sinceramente non mi sono mai preoccupato molto di questioni morali. Chi trova una cosa se la tiene. Ma noi non possiamo far nulla senza il permesso di sua figlia Carla. L'eredità è sua. L'avete trovata. Ci vediamo domani, signori. Buonasera. Se non stiamo attenti saremo i più ricchi cadaveri dei dintorni. Danny, si impone una visita al giudice. Ospite. Ma chi li ha fatti entrare? Io credevo che questa fosse casa tua, scusa. Sì, anch'io avevo la stessa impressione. Rimanete lì, prego. E chi si muove? Se volete dirmi gentilmente dove si trova la formula, mi risparmierete un compito sgradevole, Lord Sinclair. Ah, ma... Credo proprio che dovrà mettersi in contatto con le autorità britanniche. Gli abbiamo consegnato tutto quello che abbiamo trovato. E tuttavia perdete tempo a parlare con Hugo Chalmers e Andreas Theopoulos? Deve scusarci, noi parliamo con chiunque. Alex. Chi è quel cafone? Alex. Da. Non crederà mica che ho nascosto davvero la formula là dove un gorilla simile può trovarla, vero? È possibile. Secondo l'ipotesi per cui tutti gli aristocratici inglesi sono deficienti? Tu sta zitto. No. Secondo l'ipotesi per cui vi aspettavate una proposta d'affari più redditizia. E cioè mettere i capitalisti l'uno contro l'altro. Vecchia logica proletaria. Sì. Devo congratularmi con voi. Finora avete giocato molto bene le vostre carte. Visto che parliamo di affari, quanto ci offre? A voi niente, Daniel. Perché dovrei pagarvi per qualcosa su cui non avete alcun diritto? È la peggiore offerta che abbiamo avuto oggi. Il desiderio di Wilkes era che il mio popolo avesse questa formula. Era disgustato della vostra società e intendeva lasciare il paese. Oh. Bravo, congratulazioni. Questo sì che è originale, dietro i libri, geniale. Ho
Ora non cercate di seguirmi. Questo mio amico rimarrà qui fuori finché non avrò lasciato le vostre acque territoriali. Al sicuro nella sua ambasciata. Pensa a tutto lui, eh? Devo farlo, sono un professionista. Comunque consolatevi, potrei avervi salvato la vita. Eravate in brutte acque, troppo brutte per dilettanti. La prego, deve perdonare il mio amico. Sa come sono questi americani, non si rassegnano mai. Siete un uomo ragionevole, Lord Sinclair. Il mio amico ha un'ottima mira. Lo credo. Bene, debbo ancora scusarmi per il disturbo. Oh, prego, consideriamolo un incidente non diplomatico. Voi inglesi sapete accettare una sconfitta. Addio. E ricordate, non faccio che eseguire i desideri del signor Wilkes. Beh, adesso come stai? Ma sei matto. Prima la nascondi dove qualunque idiota l'avrebbe trovata. Già, non era un buon nascondiglio, vero? Poi gliela consegni come niente fosse. Poi ti metto KO e ti salvo la vita. Ma hai idea di dove porteranno quella formula? Avrei una mezza dozzina di idee. E tu te la fai fregare così, eh? Esattamente. E pensa che se non ti avessi colpito non avresti vissuto tanto da sapere che ho perso un'ora ad inventare quella formula. Non ho idea di cosa ne tireranno fuori, ma certo non sarà un supercarburante. Va bene, dov'è? No, no, non te lo dico. Perché? Perché la prossima volta che ti rapiranno potrebbero torturarti e credo che parleresti. Beh, nessuno mi rapirà, non ci saranno torture e non parlerò. Stai lontano dai vicoli. Dopo una giornata così, cos'altro può succedermi? Dica. Come si chiama? Carla Wilkes. Un nome comune. Ecco. Beva. Li hai visti? Gli stessi che hanno rapito me. Come si sente? Meglio, sono solo un po' stordita. Dove abita? Non mi sono ancora trovato un alloggio. Sono arrivata da Parigi un'ora fa. Meglio così. Lei è mia ospite. Venga, venga, le faccio strada. Dove hai il bagaglio? Al terminal. Mi chiami se ha bisogno di qualcosa. Ah, con le mani nel sacco, Danny. Io credo che questa sia quella buona. Adesso viene il bello. Grazie, mia cara. Non dubito che sia quella che dice di essere. Certo che lo sono. Non capisco perché un'altra pretende di essere me. Beh, molte persone sono estremamente interessate all'invenzione di suo padre. Lei sa dove era diretto quando è precipitato? Sì, mi ha lasciato una lettera. Sapeva che l'avrebbero considerato un traditore, ma i suoi motivi non erano politici. Pensava che la sua scoperta non dovesse appartenere ad una sola società o paese, ma bensì a tutto il mondo. Nobile, ma ingenuo. A me non pare. Ma lei come c'entra? Voglio soltanto che sia fatta giustizia, sia pure in ritardo. Vede, la sciagura che ha ucciso suo padre non è stata accidentale, ma un omicidio. E chi è il responsabile? Le possibilità sono molte. L'ordine avrebbe potuto venire da Sir Hugo Chalmers. Poi c'è quel gruppo che ha tentato di rapirla ieri sera. Non sappiamo per chi lavori. Potrebbe essere anche Andreas Theopolos. Lei lo conosce?
Un vecchio su una sedia a rotelle. Sì, sì, mio padre lo incontrava spesso. Quel vecchio sulla sedia a rotelle intende farla diventare una delle donne più ricche del mondo. Io non capisco. Glielo spiegherà lui. Dobbiamo incontrarlo stamattina. Andiamo. Giudice, voglio essere informato. Ah, sì, certo. Dov'è Danny? Sta cercando di rintracciare la casa dove è stato condotto ieri. Non credo che abbia molte speranze. Ha solo un'idea della direzione del taxi dopo che l'ho perso di vista. Continui ad andare dritto, eh? Il contratto le assegna il 25% dei profitti in tutto il mondo. Ammonterà ad un'immensa fortuna. Quando l'invenzione di suo padre sarà realizzata, ci sarà una rivoluzione. Il petrolio e i suoi derivati diventeranno antiquati come l'uso delle sanguisughe in medicina. E questo sarà un bene? Ma certo. I giacimenti di petrolio si stanno esaurendo. Sarà un enorme beneficio per l'umanità. Questa era la volontà di suo padre. Ma allora perché voleva rescindere il contratto? Domanda intelligente. Ha una risposta intelligente? Ma posso solo immaginarlo. Era un uomo molto sconvolto. L'idealismo e il panico combinati insieme tendono a confondere le idee. Ed ora, se vuole firmare il contratto, siamo pronti a farle un versamento iniziale di 12 milioni di dollari come semplice anticipo. La migliore offerta quest'oggi. Non potete entrare. Mi riceverà, gli piaccia o no. Una visita in attesa, Sir Hugo. Grazie, signorina Jones. Grazie. Proprio in tempo per assistere alla firma del contratto. Miss Wilkes, la prego, non firmi. Non parlo soltanto nel mio interesse, ma nell'interesse... dell'umanità? Con chiunque si unirà, sarà favolosamente ricca. Ma cedere la formula a costoro sarebbe un disastro. Per chi? Per il mondo. Per il mondo intero. Senta, l'industria del petrolio dà lavoro a milioni di persone, milioni alla lettera. Li priverebbe dei mezzi per vivere. Sfascerebbe l'economia di molte nazioni. Sciocchezze sentimentali. Con noi non ci sarebbe questo pericolo. Ci impegneremo ad applicare il procedimento gradualmente in un periodo da 20 a 50 anni. Vivete fra le nuvole. Dai tempi della rivoluzione industriale all'era dei calcolatori si è sempre protestato contro il progresso. Il mondo trarrà profitto da questa invenzione. Voi la seppellireste per un secolo intero per salvare i vostri interessi. Non sarebbe la prima volta che una scoperta viene annientata dai capitalisti. Tocca a lei decidere. Mi dispiace. Non so cosa fare. Una cosa deve sapere prima di prendere una decisione. Suo padre stava tentando di annullare il contratto con quest'uomo. Questo lo sa già. E sa anche che ha sabotato il suo aereo uccidendolo. Se lei vuole trattare con l'uomo che ha ucciso suo padre, faccia pure. Decida lei. Non ho altro da aggiungere. Vero o falso, un gran finale? Falso, naturalmente. Suo padre era mio amico. Deve credermi, Carla. Non ha molta importanza per adesso. Per ora non firmerò nulla. Cosa? Mi dispiace, ma devo pensarci su. Ma come? Ho aspettato già abbastanza. Un giorno in più non farà differenza. Bella barca. È sua? Sarà sua. Se riuscirà a farla ragionare. Deve essere Natale. Vogliono farmi tutti dei regali. Buongiorno. Thank you.
Giri a sinistra. Ho voglia di fare quattro passi per schiarirmi le idee. Non credo sia una buona idea. Perché no? Guardi. È là da un'ora. Per me? È possibile. Hanno tentato con il denaro. Ora potrebbero passare a modi più duri. Dio mio, non so che cosa fare. Io sono Danny. Eri qui ieri sera presso a poco a quest'ora? Sì, passo di qui tutti i giorni, ritornando da scuola. Ah, e dimmi, facevi quel rumore con la tua riga? Sì, lo faccio tutti i giorni, ma gli inquilini delle case dicono che do fastidio ai cani. Vuoi che lo faccia? Sì. Tenga il resto. Mandali via. Brett Sinclair. Danny, l'hai trovata? Dov'è? La casa d'angolo Vicarage Way, sì. Un cancello di ferro. Ok. Senti, la casa è vuota, non c'è nessuno, ma è la casa giusta. Sono certo. Va bene, vengo immediatamente. Ok. Carla, non voglio che risponda al telefono né che apra la porta assolutamente, ha capito? Torno subito. Denaro in casa. Come ti chiami? David Piper. Sei il proprietario? Sì. Che cosa vuole? Voglio sapere chi mi ha portato qui.
Non so di cosa sta parlando. Sono stato fuori città per 3 giorni. Non so chi l'avrebbe portato qui. Hai lasciato le chiavi a qualcuno? No, non le lascio mai io. Oh. Non muoverti o ti spacco la faccia. Non credo siano necessarie delle spiegazioni, signor White. Lo abbiamo qui adesso. Sì. Naturalmente. Ci penserò io. Solo pensavo di poterle essere utile prima di... Deciderà quando arriverà qui. Adesso che si fa? Giochiamo a carte? Eh? O magari ai dadi? Dovete distrarmi. Ricordate, mi avete rapito. In fondo io non sono qui di mia volontà. E mi sto annoiando. Ehi! Stia alla larga, stia alla larga. Non voglio avere niente a che fare con lei. Se si avvicina, chiama la polizia. Voglio soltanto parlare. Beh, parli con qualcun altro, io me ne vado. Non andrà da nessuna parte finché non mi avrà ascoltato. Se poi decide di dire di no, mi dirà addio. Ho deciso, no, addio. E invece mi devi ascoltare, ti piaccia o no? Ora, vuoi starmi a sentire? C'è una magnifica collezione di bambole qui dentro. Mi piace, davvero. Grazie. Ma ne vale la pena? Che cosa? Beh, voglio dire, di mettere in pericolo tutto questo, di saltare per aria, chissà che succederà, una bella casa come questa, e tutto per tentare di uccidermi, non è ragionevole. Ma l'ho avuta così. Ero un impiegato, pagato male e senza futuro. Poi mi hanno chiesto di installare una carica esplosiva su un aeroplano. E adesso ho un ottimo stipendio, una carriera e nessun rimorso. Ma scusi, chi gliel'ha chiesto? Glielo presenterò. Deve essere lui. Buongiorno, sono Del Sapone, regina dello spazio. Se ha 3 delle nostre etichette e risponde ad una facilissima domanda, potrà vincere 5 sterline e passare una giornata con la sua attrice preferita. No, grazie, no. Io non vado mai al cinema. No, prendo il campione, è gratuito. No, no, grazie, no. Avanti, avanti, prego, si unisca alla festa, venga. Danny, perché non gli chiedi per chi lavora? Oh, non ce lo dirà, gliel'ho già chiesto. Che lealtà! Una qualità che ammiro. Sì, certo, molto ammirevole, sì. Un capo che sa ispirare questa devozione deve avere qualcosa di speciale. Mi piacerebbe conoscerlo. Credo che il tuo desiderio stia per essere esaudito. Vuoi andare tu o vado io? Meglio che andiamo tutti. Ah, sì, sì, molto bene. Venga, Piper, venga. Entri, l'aspettavamo. Attento!
Ciao, Carla. Ciao. Ho deciso cosa fare. Ho chiamato il giudice Fulton e mi ha detto di riunirci qui. Ah, bene. E chi hai deciso? Carla voleva che fossero presenti tutti gli interessati. Sir Ugo Chalmers non è ancora venuto. E temo che non ci raggiungerà. È con i suoi medici ora. Sì, è un po' mal ridotto. Mal ridotto. Posso avere la formula? Veramente temo di non averla. Giudice? Brett l'ha lasciata a me. Ritenevo che questo fosse un posto sicuro. Non vi pare? Vostro padre è morto cercando di portare quella formula oltre confine. Era questo che voleva. Grazie. La mia offerta era un anticipo di 12 milioni di dollari. La raddoppio. Ho pensato molto a tutto ciò. Mi piacerebbe essere ricca, naturale. Ma mi piacerebbe anche che l'invenzione fosse utile sia all'est che all'ovest. E infine ho capito che mi rimane una sola cosa da fare. Eseguire la volontà di mio padre. Seduto. No. No. Posso muovere solo un braccio. Dolore terribile. So di morire. Chiunque mi trovi è pregato di bruciare la formula. Il mondo non è pronto.